Ciao a tutti, e vi permetto che ancora potrei anche zamparmi un migolino sulle parole perché l'E3D de festa sul viale Chi delle Magnolie e de Driola Cesa, che è l'arco bonsai. Allora lì, prima di tu che fai i complimenti a tutte le associazioni, ad esempio qui de Varignam, qui de Ciaram, l'atletica, il bonsai, come si chiama, gli scout. Quei che porta i russi dalla Russia, quei dei gnocchi, ecco, è 3 giorni che veramente sta facendo un lavoro bravissimo. Ora, complimenti a tutte queste associazioni qua. Certo che te, sono una maniera polenta, peverada e mortadella, non potete pretendere che sia liscio nel parlare, potrei anche zamparmi. Allora, prima di tutto devo dire che bravo al Mariano de Ciaram insieme alla Maria Grazia Caldini, anche perché questi qua, ieri, no? Proprio rabbiosi, mi dicono: guarda che una volta ti sulla busa stai di che noi siamo massa ligai alle stelle alpine. Io mi non mi pareva. Forse, magari sa, durante la campagna elettorale può darsi che uno scelga una roba invece che un'altra, però ho approfittato proprio del periodo del bonsai in dove che è tutte le aiole piene di fiori e voleva reputei, se non aveva bene le stelle alpine, i garofani, tolei i crisantemi, tolei tutti i fiori che so, sceglie voi l'aiola che vi piace e dove che pensate di stare purissimi. Allora, sta settimana qui fermo un salto di qualità. Basta notizie varie del giornale, perché sennò chi ormai in questi periodi chi parla solo di quel di Firenze, c'è il Piero Pelù, quell'altro, il Gadin una roba, il Gadin l'altra, le beghe con le beghe da trattoria. Allora, è anche politica in questa maniera qua. Allora, mi vorrei fare reclam. Vi ricordate quando gli diceva il reclam? Il reclam è una manifestazione come si faceva una volta quando che era il carosello. E dopo ti diceva il putelò. Dopo Carosello tutti a Nana e noi facciamo la promozione alla manifestazione che si chiama Zoo dalla Pina. Ora, questa qua, Zoo dalla Pina, non che andiamo a fare, è un evento che è come dire la settimana enigmistica. E ha talmente tanti numeri di imitazioni, no? Che noi è buoni di stare io, non sarà mai buoni di imitare come che è questa qui fa Marco. Allora, quel che volevo dire anche una roba, visto che siamo in par condition che le elezioni europee, non vedo cosa che c'entra entro noi poretti piccolini con una manifestazione del genere, però in lì, guardate che la conferenza stampa con l'assessore Taverdini e col sindaco Beta non si può farla perché la diventa politica. Allora, avevamo pensato di dire, guarda, che domandiamo ai nostri concittadini di Arco se i può fare marketing, se i può dare la mano e fare una promozione con quei pochi soldi che abbiamo a quel che riguarda la manifestazione. Ora, mi ancora in studio mi sono portato due atleti, due piloti, proprio roba di Formula 1, che Formula 1, sola. Allora, al posto del Mario Tripa ho portato il Dante Gross, che questo è un pilota che oltre che fare il pilota sarà anche quell'uno che va a controllare col Balloon Sim eventualmente cosa che succede ai vari equipaggi. Bravo Dante, sono contento. L'altro pilota è Vinicio De Morales, che sostituisce tipo l'Alonso, quella roba del genere. Lei è un putel che è come quei, sa di Monte Carlo? Monte Carlo che passa la corsa lì davanti sotto il nas di casa. Lui abita proprio in cima a Lomec, no? Sa, prima della seconda tour. Se lui davvero è il cancello, se non sta attento, passa i bolidi del Zoo dalla Pina e che freccia davanti al nas. Allora lui, quell'area lì, è tutta di competenza sua. Però nel frattempo, tra la prima e la seconda manche, il vezzo anche lui, col suo bolide. Allora, visto che tutta questa storia qua, noi non siamo in grado di fare la promozione, abbiamo pensato di rivolgere direttamente, come avevo detto prima, a tutti i nostri concittadini. Guardate quel che si riusciva a fare in questi 3-4 giorni qua.
visto che dobbiamo per forza ringraziare tutti i nostri concittadini di Arco, che ne vuole tutti quanti ben, ringrazio Vinicio De Morales, Fonne e Zo Dalla Pina, Fossa Grande e il Dante Gross, che sostituisce il Mario Trippa. Tanti auguri, alla prossima, vi aspettiamo tutti quanti al 17 di maggio, la sera, mi raccomando, la sera, e potete anche trovare l'ombrella, perché se lei come l'ha passata, mi raccomando, la carga di acqua, però per noi non è un grosso problema, anche perché da noi non si imbucia mai nessuno, quindi vieni tranquillamente, tanti auguri, alla prossima. Vi ringrazio da Telegrada Trentino.